Crawline 255 CCR. Oggi andiamo a provarla. Su 8 metri di lunghezza totale ed una larghezza di 2 metri e 55, questa barca, anche nonostante i suoi 2800 e passa chili di peso, può essere tranquillamente trasportata anche su un carrello. Certo, è ovvio, deve avere comunque una Jeep e deve avere una patente omologata per questo tipo di trasporto, che è la patente BE, ma te la puoi comunque portare in giro in vacanza. Bene, andiamo a vedere nel dettaglio questo bellissimo cruscotto. È un cruscotto molto ergonomico, nel senso che ogni spazio è dedicato a un suo strumento. Infatti nella parte alta abbiamo tutta la strumentazione di Mercruiser che ti serve per monitorare proprio il tuo motore, quindi questi 260 cavalli che spingono la barca. Centralmente abbiamo questo GPS cartografico, ti serve per non perdere la rotta, che potrebbe essere anche il discorso uguale per la nostra bussola che ti indica la direzione in cui stai andando. Se non che tutta quanta la strumentazione che viene controllata dagli interruttori, questa è l'autoradio, qua una presa 12 volt e tutti gli accessori installati sulla barca, e ce ne sono veramente tanti, infatti vedi una pulsantiera ricca di accessori. Bene, per passare a prua, quindi nella parte frontale della barca, nella parte davanti, e andare a coricarsi a prendere il sole, questa barca qua ha studiato che la porta della cabina ha questi gradoni veramente ampi e comodi per poter salire in tutta sicurezza all'interno della barca. Non devo far altro che aprire la parte centrale del parabrezza in questo modo, mi aggrappo in totale sicurezza con i due gradoni, io sono già fuori la barca e adesso posso finalmente sdraiarmi e prendere il sole. Ah. Bene, sono nella parte più davanti della barca, più a prua della barca, e in questa posizione qua abbiamo un salpancora elettrico, cioè l'ancora non devi stare lì a spaccarti la schiena per tirarla su e giù, ma è tutto quanto elettrico e lo puoi comandare direttamente dalla plancia, quindi non serve neanche venire qua. Ma volevo farti vedere che questa parte qua è completamente autonoma e separata, oltre al prendisole che vediamo qua, che viene interrotto solo in questa posizione perché abbiamo un grande oblò, una grande presa d'aria e luce che serve per la cabina, che adesso andiamo a vedere. Ma andiamo ora a scoprire cosa c'è dietro questa scala o porta della cabina. L'ingresso è veramente comodo e agevole, come vedi da qua, e ci si entra veramente sicuri e comodi. Ora mi trovo all'interno della cabina, o meglio dire in questo bel salotto, perché effettivamente tutta quanta la tappezzeria è in pelle, è in finta pelle, però è lo Skynet, il materiale nautico fatto apposta per le barche. Anche tutto quanto il cielo è tutto ricoperto, ogni piccola rifinitura è stata curata su questa 25 e 55 Crawline. Nella parte centrale di questo lettone matrimoniale è trasformabile in un tavolo, infatti ti parlavo prima di un salotto, perché in questa posizione, con un gambo che va inserito qua, facilissimo da inserire, avremo la possibilità di poter cenare o fare un bel aperitivo, assolutamente anche nelle condizioni peggiori, magari devi rientrare quando piove, puoi stare tranquillamente in cabina con questo tavolo che può ospitare fino a 4 persone. Come vedi la lunghezza del letto è di oltre 1,80 m, ma abbiamo veramente una bella larghezza, infatti mi sono messo in questa posizione per poterti parlare, ma converrebbe stare con le teste da questo lato e i piedi di là, da sfruttare al massimo la larghezza della barca. Allora sì, abbiamo un vero letto matrimoniale come quello di casa tua. Nel lato sinistro, entrando in cabina, abbiamo questo mobile cucina che ospita il lavello, che adesso è tappato per poterci lavorare, tutti gli stipetti, un altro gavoncino dove inserire le cose, non si vede dall'interno, ma di spazio ce n'è veramente tanto perché è tutto questo mobile, oltre ad avere un comodissimo frigorifero. L'apertura è intelligente perché è vero che dalla cabina non si può aprire comodamente, ma dall'esterno, 90% delle volte lo aprirai da là, è facilissimo, senza entrare nemmeno in cabina tu potrai aprire, prendere la tua birretta e poi uscire se non guidi. Bene, ma non è tutto qua. Letto, cucina, salotto, ma abbiamo anche il bagno, come ti ho accennato prima, e difatti entrando in cabina sul lato destro, quindi entrando sulla tua destra, troverai questa cabina bagno. Questa cabina bagno che è veramente larga, consideriamo che le altezze sono sempre quelle di una barca sportiva, ma lo spazio, la larghezza interna è veramente considerevole. Adesso non è elegantissimo sedermi sul cesso mentre ti sto parlando, ma è per farti vedere che dentro ci si sta, e adesso ti faccio vedere anche che non c'è solo un cesso, cioè, scusatemi, non c'è solo un WC, ma c'è anche un lavello e la possibilità di farsi una doccia, cosa che comunque non è per tutte le barche. Dai, lo so che sei un fighetto alla fin fine, che vuoi sempre le tue camicie appese e le tue polo appese ben stirate. Bene, siamo su un 25 piedi, una barca sportiva, ma non manca l'appendiabito dove puoi appendere la tua camicetta preferita.
Bene, sulla poppa di questa barca, nel pozzetto, il pozzetto è la parte dove guidi, dove c'è tutto, ci sono tutte le cuscinerie, e la parte più dietro è proprio verso poppa, si chiama, c'è questo divanone veramente comodo, 4-5 persone, anche col culo molto grande, perché effettivamente di spazio ce n'è tanto, e in più ti vado a far vedere cosa abbiamo come peculiarità di questa barca. Infatti abbiamo i passaggi per entrare e uscire, quindi gli schienali li puoi togliere per avere completo libero accesso a entrare e uscire dopo il tuo bagno in acqua, sia da un lato che ovviamente anche dall'altro. Questa è una bella chicca, eh? Ma andiamo a scoprire la parte relax di questo 25, che è la parte del prendisole. Infatti abbiamo un ottimo prendisole qua a poppa, matrimoniale, ma se proprio ti dà fastidio avere questo schienale, che è lo schienale delle sedute, non devi far altro che ribaltarlo, e così avrai un poggiatesta veramente veramente confortevole. Toh, eccolo qua. Bene, adesso ti dimostro che non sono Gesù Cristo, non sto camminando sull'acqua, ma oltre al prendisole di poppa abbiamo una plancetta veramente comoda. Questa plancetta è un'estensione a poppa della barca, quindi nella parte dietro, che ti viene veramente comoda per fare i tuffi, per risalire dall'acqua. Infatti abbiamo qua la sua scaletta proprio per risalire dopo il tuo bagno, in mare ovviamente, ed è veramente comoda perché ci puoi attraccare, puoi scendere, salire e farci tutto quello che vuoi. È veramente un accessorio veramente interessante. Questa parte qua non è un vero e proprio roll bar, nel senso che è un roll bar così chiuso, ma aperto, e te lo vado a far vedere, diventa un bellissimo tendalino parasole. Infatti si estende su tutta la lunghezza della barca. E anche in modo molto molto rapido, e voilà, puoi stare tutto il giorno in barca senza doverti preoccupare di bruciarti la pelata. Bene, ma andiamo a scoprire questo 5.0 di Mercruiser, un motore fantastico. Ah, un'altra chicca, per andarlo a vedere non devi neanche sporcarti le mani. Infatti andrò in plancia, schiaccio un bottone e il portellone del motore si alza automaticamente. Guarda pure te stesso. Bene, eccolo qua il nostro 5.0 MPI, un motore veramente splendido sotto tutti gli aspetti, perché è un 8 cilindri, è un'ottima coppia di spinta, consuma poco. Ma ti voglio far notare ancora un'altra cosa, nello specifico di questa barca usata, che potrebbe essere tua tra poco, il fatto che questo motore qua e questa barca è stata usata solo ed esclusivamente in acqua dolce. Qual è il vantaggio di questo? Che non ci sono termini di corrosione da nessuna parte, in nessun punto del motore. Questo vuol dire che hai un motore, non ti dico pari al nuovo, ma poco ci manca. Guardalo te stesso. Bene, ma come al solito mi stanco di star qua a chiacchierare, a farti vedere tutti i dettagli. Non perché non sono interessanti, ma perché ci voglio andare a provarla questa barca. Quindi cosa faccio? Come al solito, ingrano la marcia e ti dico, andiamo a divertirci. Bene, cos'altro dirti se non di venire da noi sul lago di Garda, vicino ad Lenzano, Lonato del Garda, da Barche Bellandia, a vederla questa barca, perché è in esposizione e potrebbe essere tua tra veramente poco poco tempo. Infatti la barca è in pronta consegna. Ti aspettiamo ogni giorno, anche il festivo al mattino siamo aperti. Oggi è una giornata di ottobre, ma veramente una bellissima giornata. Vienici a trovare, vieni a vedere questa barca qua. Se dopo vuoi, prima di venire, qualche informazione in più, non devi far altro che vedere tutti i dettagli, la descrizione tecnica di questa barca, che sono descritti nella descrizione del video, sia che tu lo stia guardando su YouTube che lo stia guardando su Facebook. Oltre alla descrizione della barca, qui nel video troverai tutti i nostri contatti, i nostri dell'azienda, il mio contatto diretto, potrai informarti, chiamarci telefonicamente, inviarci una mail, tutto quanto è scritto qui sotto, quindi non esitare se vuoi approfondire la conoscenza di questa barca e, perché no, fissare un appuntamento per venirla a vedere con i tuoi occhi e toccarla con le tue mani.
Bene, se ti sono piaciuti questo video e ti piacciono i nostri video, iscriviti sul nostro canale, che così li seguirai tutti, anche quelli informativi, e non mi resta altro che dirti buon vento e occhio sempre al meteo.